Allora, eccoci qui, amici di Potere Robotico, vi rompiamo le balle con un manga. Sì. Vi rompiamo le balle con un manga che, tra l'altro, io essendo un recensore di merda, quali sono, vi recensisco questo spin-off di I Am a Hero, in Osaka, perché qui è ambientata Osaka, no? Quindi non è nello stesso posto dove sarebbe ambientato la serie originale di Quindi lei prima fa lo spin-off che è quello dell'opera da dove è originale, diciamo. presa, sì, perché lo sto rileggendo I Am a Hero, perché non vorrei poi fare una recensione del cazzo come quello che ho già fatto, e quindi vorrei essere un attimo un po' più capire un po' meglio la storia per cercare di spiegarvela un po' più di merda. Ah, Perché se non bene, ve la spiego forse è meglio. Invece, dato che ve la spiego, sì. Lo vuole fare di merda il più proprio possibile, sì. convinto, Giusto, non, giusto. convinto di far bene, Sì, invece invece, fa cagare, esatto, però via. E qua farà cagare o ce la racconterà bene? ma io cercherò di raccontarvela nel peggior modo possibile, nel miglior peggior modo possibile, Bene, ecco. bene. Quindi, Quindi, I Am a Hero, che cazzo che è? cos'è? Allora, sostanzialmente, adesso onestamente non mi ricordo quando è uscito il primo, forse nel 2003, vabbè, comunque è un seinen che è già un po' che va avanti. Intanto diciamo che un seinen è un manga per adulti, non più un manga per adolescenti o per bambini. Quindi si trattano temi un po' forti, ecco, un po' più forti che posso essere Topolino, o che vero? Dragon Ball o che One Piece, eccetera. Qui magari la gente muore davvero, o comunque si succede, cioè, succedono delle cose che magari succedono violente anche in One Piece o in Dragon Ball, però qui sono enfatizzate in modo diverso e un po' più crudele e anche un po' più reale, non in un modo un po' più fantasioso. Bene, premesso questo, I Am a Hero è un manga o comunque un fumetto che è praticamente l'umanità, il mondo è sull'orlo della distruzione, o comunque più che distruzione c'è un'epidemia. Un'epidemia, tra virgolette, mettiamo così, tra virgolette, zombie. Però non sono i classici zombie alla The Walking Dead, alla Romero, ma sono più zombie tipo L'alba dei morti viventi, il remake, o 28 giorni dopo, Cioè per sono capire. Sì, incazzosi. o sono quel film dove praticamente erano in Inghilterra che passavano quella barriera che adesso non mi ricordo come cavolo si chiamava, Ah, sì, Doomsday. che è lo stesso regista di Descent, Sì, Doomsday, che era capito. anche lì erano un po' violenti, no? Sì, Quei sì, cazzo sì, di sì, sì. zombie, cioè correvano tipo facevano i 200 all'ora, Urrr. tipo 0 a 100 in 3 E forse secondi. anche in quello con Brad Pitt, Ah, che mi ricordo che andavano uno sopra l'altro, facevano un casino, facevano. sì, è Che vero, è poi mi vero. aveva fatto cagare quel Ma mi film. sa che l'ho visto anche, però non mi ricordo neanche come cavolo si chiama quel film lì. Non mi ricordo. War Z. War Z. Sì, Ma era no, un film di merda. sì, Era più decisamente. bello Doomsday. Sì, no, ma anche 28 giorni dopo, allora. E Sì. anche l'alba dei morti viventi, il Quello remake. bello. Che Primo ho film che. di Zack Snyder era stato. Sì, ma lui ha sempre fatto bei film, Sì, Zack sì, sì. Snyder. Comunque, detto questo, sostanzialmente ci sono questo virus che naturalmente dal nulla comincia a propagarsi e qui si va tutta puttana. Beh, come al solito. Sostanzialmente, questi zombie diventano zombie, poi figa, chiamarli Non zombie è. viene bene. No, perché assumono quasi delle Questi forme. indemoniati, Neanche questi. aliene forse, comunque il volto diventa tumefatto, le vene vengono, poi se vi farò anche vedere a qualche tavolo, vengono in evidenza e si deformano, eccetera. Comunque sì, anche l'opera, Gli infetti, diciamo, gli infatti, infetti. tra l'altro nell'opera originale, che qui non viene, vengono chiamati ZQN, che è un'abbreviazione che adesso non mi ricordo per Cazzo vuol cosa dire? sta, però comunque vengono definiti così questi cosiddetti infetti. Ai quali se ti beccano non gli puoi mica scappare, naturalmente ti vogliono mordicchiare o mangiucchiare come fanno un zombie Sì, classico, vabbè. ti danno sgagnati in testa di un Insomma, dove colpaccio, capita dove via? capita, chiaro che se sei un po' in carne Godono. fanno preiva, e naturalmente se tu vieni toccato o comunque il tuo sangue entra in contatto con il sangue infetto sei Sei fottuto e fottuto. dopo poco tempo diventi uno di loro. Va Se bene. di te ci rimane qualcosa attaccato allo scheletro,
Se invece non ci rimane attaccato un cazzo, proprio non hai neanche la possibilità di farlo stronzo. E quindi qua siamo ambientati a Osaka. Vediamo che le due, subito i personaggi che compaiono di più sono Kozue e... Adesso cavolo, l'ho letto l'altra sera, non me lo trovo neanche più. Porca troia. La figotta qua... Intanto vediamo qualche tavola, me lo metto un po' di qua. Allora, vi premetto che l'opera originale, che è di... aspetta... di Kengo Hanazawa e non si chiama, l'opera originale non è di Kengo Hanazawa. È comunque disegnata non bene come l'originale, anche se le tavole sono buone. Allora, vi stavo dicendo che si parte subito con qui, l'epidemia, vi fa vedere che subito c'è l'epidemia a Kanna. Vedete anche la torre di Tokyo che è invasa da questi ZQN. Con i nostri potenti mezzi sto sollevando, perché così si vede meglio, un attimo. Sì. Perché vi facevo vedere anche le vene varicose. Si vede un po'. Un po' poco. Ah, eccoli qua, un po' di indemoniati. Sì, con i faccioni. Vedete che qui la famosa torre di Tokyo che è stata abbattuta miliardi di volte, che è invasa di sti schifi. Vedete qui proprio la tirano giù proprio. Cioè, uno schifo. Proprio. Un casino. Fanno dei casini. Ecco, qui vediamo la figotta con due. E lei come cavolo che si chiama l'altra? Sono due figotte. Ma è recente questo? Sì, questo è abbastanza recente. Si è disegnato un po' così. Perché il disegnatore è un altro. No, ma comunque non è poi neanche disegnato così male. Adesso non mi viene. Occa vacca, come cavolo si chiama l'altra? Comunque si incentra su queste due ragazzotte qua che tornano da un matrimonio, ti raccontano un po' i cazzi loro, che insomma anche a me mi organizza da sposare, ma è memoroso, è un po' sciocchette. Lavoro un po' da giapponese, lei è un po'... Troia? No, lei è molto seria, una bella fighetta che andrebbe bene come mogliera. Mentre l'altra è un po' più zanussa, è un po' più birichina, almeno la vuol fare, un po' più la birichina. Allora, dopo qui, poco alla volta, si va avanti, qui ti fa vedere poi la loro, con il moroso della tipa seria, eccetera, e di colpo, puff, siamo catapultati dagli schifosi. Quindi, loro poco alla volta capiscono che, ecco, qui c'è il moroso della tipa, Tachan, che deve scappare un po'. Chi deve avere in bicicletta? Quello che ti capita bisogna prendere, figa, che lui non riesce bene a capire che cosa sta succedendo. Lo perculano però. Esatto, lui scappa, figa, manetto, vacca madoi. E non si capisce bene che cosa sta succedendo. Lei è all'aeroporto che è appena rientrata e gli dico, insomma, state calmi, aspettate qua. C'è un casino, non capiamo bene che cosa sta succedendo e rimangono lì sull'aereo. Sai, passa un po' di tempo, e c'è qualcuno che non sta bene. Insomma, praticamente, boom, scoppia il bognone, loro cercano poi di scappare dall'aereo, oltre a questo proprio non so se è bene raccontarvelo. Dopo troppo non bisogna... Anche perché insomma già vi ho raccontato praticamente quasi metà di quello che succede qua su. Quindi poi dopo... Ve lo dovete leggere? Sì, se con due, se poi ricongiungerà con Tachan oppure no, eccetera. È chiaro che... Quello che vi voglio dire è uno spin-off che io comunque l'ho goduto. Non vi racconta nulla di più di quello che c'è dell'originale, quindi non vi non vi dice niente di nuovo di già che non sapevate. Vi fa vedere soltanto questi personaggi qui come se la sbrigano all'interno di questa epidemia violentissima.
quindi non ha nulla a che vedere, non si incrocia neanche con i personaggi che noi conosciamo, esatto, e però alla fine tutto sommato l'ho goduta, i disegni sono anche discreti, la storia di per sé è autoconclusiva e anche aperta allo stesso tempo, e basta. Cat the Villa, se vi piace la serie originale, quella di I Am a Hero, eccetera, questo è uno spin-off che tutto sommato vale i soldi che chiedono, quindi vi vedete qualcosa in questo mondo in più. Sì. Perché tra l'altro poi ci sono altri spin-off che non sono ancora arrivati in Italia, editi della J-Pop, ed è comunque un manga abbastanza famoso anche in Giappone, dove vende abbastanza, insomma, quando esce nella top 10 c'è sempre almeno il numero nuovo. È chiaro che non è un blockbuster come potrebbe essere, non lo so, One Piece o l'Attacco dei Giganti, però insomma si difende. Sì, si difende soprattutto per essere un seinen, non vendono certo come gli shonen per i ragazzotti, quindi ecco, però le tematiche sono buone, è abbastanza credibile e anche reale come serie. È chiaro che non è profonda come la serie originale. È comunque una serie che, attenzione, bisogna stare un attimo cauti e prendere con le pillole, perché è abbastanza violenta, e quindi se siete facilmente impressionabili o comunque meglio starci lontano. Se invece vi piacciono le storie con una certa violenza e che vi piacciono gli zombie o semi-zombie, magari con una bella iniezione di Viagra, quindi belli pompati. Allora fa per voi. Se invece non vi piacciono queste premesse che vi ho dato, lasciate perdere. In ogni caso, se vi piace I Am a Hero, prendete anche I Am a Hero in Osaka e vedrete che, se restate sintonizzati su questo canale e vi iscrivete, vi farò anche la mia recensione per l'opera, quella principale. I Am a Hero. E altra cosa, verrà fatto anche poi un live movie di questa serie, un po' come è stato fatto per l'Attacco dei Giganti, un po' come per Ganza, sempre fatto con attori giapponesi, quindi. Sì, una produzione giapponese, quindi prendetela un po' per come viene anche quella. In ogni caso, io vi ho sul culo, via, anche questa informazione. Arrivederci. Sì.